tu sei più sei nato improvvisatore e compositore allo stesso tempo, in un certo senso. Non lo so. Non lo so. No, lo so, te lo chiedo. Beh, prima nel jazz, cioè, io non ho mai fatto il jazzista perché non però cioè, nel privato l'ho sempre praticato così e chiaramente da lì è venuto un po' fuori, però insieme anche sì, a certe esperienze di musica contemporanea che aprivano delle porte, e quindi lì... Perché tu hai cominciato ad ascoltare musica contemporanea nel momento in cui c'era, in una fase probabilmente in cui c'era molta gestualità, c'era anche apertura improvvisativa, che poi magari sono state... No, a dire la verità, no. Beh, quando, l'epoca in cui ho cominciato era, beh, era curiosa perché io ho fatto i primi corsi con Sciarrino nel 90, e lì c'erano ancora le fazioni Sciarrino-Donatoni, no? Sì, quindi erano molto scritte. Era musica molto, molto scritta. Cioè, proprio da quella scrittura. E poi molto campanilista. Cioè, noi andavamo a Sciarrino, Donatoni a Siena, quello cattivi, brutti, cacca. Invece noi, bravi, poetici, cose. Invece gli altri, quelli là, tutti armonici, così, sbruffoni. C'era molto, no, così. E, però era ancora tutto figlio delle avanguardie, così. Di una serie di pezzi in cui un personaggio si trova in un luogo della Puglia, e in particolare del Salento. Del Salento, sì. Perché c'è una storia familiare legata al Salento, ma ci sono questi personaggi che agiscono un po' come figure mitiche, in qualche modo, e si immagina o si ricostruisce fantasticamente una loro presenza, ma effettivamente noi sappiamo che Goldman è stata... Allora, questa è una storia vera, perché ho scritto Stockhausen a Gallipoli, ma non c'è mai era un pezzo per strumentisti cinesi e non cinesi. E non cinesi. Era Stockhausen a Gallipoli. Oppure Veniero Rezzardo a Galatina. A Galatina. Esiste, se c'è su iTunes, se andate lo trovate. Veniero Rezzardo a Galatina. E varie altre persone. Invece Golda Meir a Nardò, perché in Salento ci fu un momento in cui per qualche anno si è insediata una comunità ebraica in attesa di emigrare in Israele, perché non c'erano ancora i permessi per andarci, e quando siamo andati non era ancora, come abbiamo scoperto questa cosa, non era ancora così nota che a Nardò e nella costa lì vicino c'è stata Golda Meir e Moshe Dayan, credo anche, e sono testimoniati proprio delle tracce di questa comunità che ha vissuto lì, insomma. Allora è una cosa così curiosa, anzi Golda Meir ha celebrato anche dei matrimoni al comune di Nardò, una roba tranquilla.
E allora ho scritto questo pezzo a Carlo Boccadoro e lui mi ha risposto con un altro pezzo, Le variazioni Goldrake, che ho suonato, ed è un pezzo per pianoforte e altre cose che vedremo. Sì. Questo è un pezzo senza capo né coda, nel senso che uno può cominciare da qualsiasi punto e andare avanti e ritornare indietro, basti che duri non più di 3 minuti.